Allora, questa mostra si basa su un lavoro di ricerca che abbiamo condotto Pietro Marani ed io sulla tavoletta di Leonardo e che ha prodotto una singolare e assai virtuosa congiunzione astrale, per cui siamo giunti parallelamente alle stesse conclusioni. Da un lato con le indagini diagnostiche e soprattutto ovviamente con l'esperienza e la conoscenza che soltanto Pietro ha in questo campo, i suoi studi sono arrivati a definire la datazione di pertinenza di quest'opera verso la fine del 400 e non agli inizi del 500 come si credeva precedentemente, in particolare la scoperta del materiale su cui essa è dipinta, che è un materiale che è legno di noce, la riconduce agli anni di permanenza di Leonardo a Milano, quindi assimilandola, come diceva, alla seconda versione della Vergine delle Rocce. Dall'altra la ricostruzione invece compiuta più dal sottoscritto nel contesto culturale del dibattito estetico fiorentino della seconda metà del 400 hanno permesso di ricollocare l'idea stessa di quest'opera all'interno di quella ricerca del recupero del movimento che ha trovato in altri importantissimi capolavori un loro riferimento indubitabile, come per esempio la stessa Venere del Botticelli. Questa doppia congiunzione, quindi storico-critica, contestuale, grazie poi sostenuta dalle indagini diagnostiche condotte, portano quindi ad attribuire la scapigliata, a collocare la data di realizzazione della scapigliata verso la fine del 400 e a sottolinearne ancora di più l'importanza storica e culturale, perché diventa a quel punto non soltanto un'icona bellissima come la conosciamo, ma anche invece un documento che ricostruisce e racconta una storia di pensiero occidentale e di dibattito artistico che necessitava di essere raccontato. Tutto questo si rende ancora più possibile grazie all'idea sistematica di un Leonardo in fondo aristotelico, che è una visione estremamente teoretica dell'arte, in cui ogni elemento della sua produzione rientra in un'idea complessiva non soltanto del lavoro artistico ma anche del ruolo tra l'uomo e il mondo, in cui persino una tavoletta come questa diventa un frammento significativo invece di una visione globale, olistica, che è tipica appunto di un maestro e di un pensatore del suo spessore, del suo livello, e che permette a questa mostra non soltanto di parlare della scapigliata, ma attraverso questo particolare della sua opera e del suo corpus di parlare invece di un'intera visione e concezione dell'arte, che era quella appunto della fine del 400 in questo caso.